Ciao amici di Promiroles, altra pausa caffè, questa volta su un tema a dir poco complicato, anzi complicatissimo, ma soprattutto articolato. In sostanza, in 3 minuti non vi aspettate che possa parlare di chissà che cosa sulla luce, non può essere ovviamente un corso, eccetera. Anche perché le pause caffè, lo sapete, queste riflessioni fotografiche sono spunti di riflessione su alcuni temi che riguardano la fotografia, anche un po' per vivere un pochino più in profondità il nostro hobby laddove ha senso, laddove riusciamo. Allora, vi dicevo, vi parlo della luce. La luce, insomma, lo si sa, è diventato quasi un luogo comune, però in fondo è vero, fotografare significa scrivere con la luce. La luce è l'elemento chiave, è uno degli elementi chiave per una buona fotografia. A mio parere, prima della luce forse c'è il contenuto, nel senso che il contenuto è veramente l'elemento chiave, alla base di tutto, ma la luce è un elemento, di grandissima rilevanza e che potenzia, tantissimo, la forza del contenuto stesso, no? Del messaggio, insomma, della foto. Perché però vi parlo della luce e qual è la riflessione che voglio, lasciarvi? Allora io guardo in giro, poi ripeto, mi confronto tantissimo con persone, sia tramite online ma anche soprattutto offline, grazie a Dio, con persone appassionate, fotografi, ma soprattutto fotoamatori, e allora mi chiedono, no, sempre consigli, la luce, guardo, ho letto quel libro, ho fatto questa cosa, che è fantastico, mi piace quando le persone sono curiose, vanno alla ricerca di stimoli, eccetera. Però mi rendo conto che un po' come avviene per la composizione, dove ci sono 10.000 tutorial, 10.000 video, insomma, veramente troppa roba, troppo soprattutto troppo complicato, no? Cioè ci sono delle... ti danno molti tutorial l'idea che se ottieni un buon risultato in fotografia, devi fare le cose complicate, no? Oppure con la luce, no? Quante volte vedi quello che, no, ci vuole il pannello riflettente, la staffa che lo tiene, tre le fonti di luce, cinque cose, cioè troppo, ragazzi, troppo, c'è cioè, troppa roba. Cioè, in realtà, guarda, posso essere malizioso, secondo me, a volte chi fa le cose troppo complicate è perché ha un secondo fine commerciale, perché la fotografia, le fondamenta della fotografia sono di per sé semplici. Stessa cosa per la luce. Io non dico che conoscere gli schemi di luce, Rembrandt, Loop, Butterfly, Modeling, siano utili. Sono utili, per l'amor del cielo, conoscerli può essere davvero interessante, anche perché uno dice, guarda, mi fai una luce Butterfly, in un secondo magari ti capisci, no? Senza spiegare, lo metti la luce così, quella... Cioè, è chiaramente un linguaggio che si può, e come tale può permettere la condivisione di messaggi, però... di fatto, per me, andando un po' all'essenza delle cose e prendendo anche, come dire, spunto un po' dalla pittura, dall'arte, l'elemento chiave che noi, gli elementi, diciamo, chiave che noi dovremmo imparare a sviluppare, veramente sviluppare e a impadronirsi davvero nella gestione della luce, sapete cosa sono? Sono prima di tutti chiaro scuro, scuri, ok? Quindi chiaro, elementi chiari, gli elementi scuri e la qualità della luce. Certo, c'è la durezza, la direzione della fonte di luce, va bene, sono cose sicuramente utili, però andiamo all'essenza. Quasi tutte, se non tutte, le fotografie che hanno un impatto visivo molto forte sono tutte fotografie nel bianco e nero e ai colori, soprattutto nel bianco e nero ovviamente, che lavorano sui chiaroscuri. Sui chiaroscuri, gli elementi chiari, gli elementi scuri a contrasto funzionano da Dio, sono uno degli elementi chiave per una fotografia, funzionano veramente bene, per cui dobbiamo imparare a sviluppare quella capacità di vedere i chiaroscuri, di ricercare i chiaroscuri, di creare i chiaroscuri laddove non ci sono. Ecco, sviluppando questa abilità di vedere le differenze di luminosità tra gli elementi, miglioriamo enormemente la nostra capacità di gestire la luce e di sfruttare la luce, e cosa più importante, in maniera semplice, in maniera semplice. Quindi il primo elemento chiave sono i chiaroscuri. L'altro elemento chiave è la qualità della luce, se si scatta ovviamente a colore, cioè a sviluppare proprio la capacità di
di gusto, perché la luce, forse il senso che mi viene più associato alla qualità della luce è il gusto, di assaporare che tipo di luce c'è, se è una luce calda, una luce fredda, che tende al verde, al magenta. Quindi sviluppare anche questa sensibilità nel capire che tipo di luce c'è e quanto questa dominante cromatica che c'è nell'ambiente influisce, rende interessante, crea l'atmosfera dell'ambiente stesso. Ecco, questi sono, secondo me, i due elementi chiave che bisogna veramente imparare a sviluppare. Guardate che io queste cose qui le tratto durante il corso avanzato di fotografia e faccio un'uscita, di solito una o più uscite a seconda dei casi, con le persone che frequentano il corso. E una delle uscite è proprio rivolta a far notare come, già sfruttando bene la luce ambiente e quindi i chiaroscuri, la nostra qualità fotografica, l'impatto delle nostre fotografie aumenta in maniera esponenziale. Chi di voi ha frequentato il mio corso e mi segue, magari può lasciare un commento per lasciare la sua testimonianza in questo senso. Quindi il chiaroscuro, la capacità di vedere i chiaroscuri è un elemento davvero, davvero, davvero chiave, davvero essenziale. La cosa che mi piace di questo, tra l'altro, ragazzi, è che fondamentalmente non c'è bisogno per forza, per sviluppare queste capacità, queste sensibilità, di uscire con la macchina fotografica. Cioè, io costantemente, costantemente cerco di allenare l'occhio in questo senso, di vedere, ok, qua è più chiaro, qua è più scuro, abituarsi a vedere questo, no? A capire come sono le ombre, le zone di luce. Quindi questa capacità si può tranquillamente sviluppare senza macchina fotografica. Insieme a questo, magari un secondo step, un pochino più evoluto, è imparare a capire i rapporti di contrasto, cioè tra le zone più chiare e le zone più scure, no? Quindi abbiamo detto sviluppare la capacità di vedere i chiaroscuri e poi di capire, diciamo, per esperienza a livello empirico, qual è il rapporto di contrasto tra la zona più chiara e la zona più scura, cioè quanti stop in sostanza di differenza ci sono tra la zona chiara e la zona scura. Ricordandoci che laddove si superano i due, diciamo, tre stop di contrasto, fondamentalmente si ha a che fare con un'immagine davvero chiaroscuro, cioè con zone con dei neri quasi completamente chiusi e delle luci, diciamo, un po' al limite, no? Quindi fondamentalmente il range ottimale, ve l'ho spiegato anche in altre riflessioni fotografiche, entro cui bisogna stare per avere un file piuttosto malleabile, per non portare al limite la gamma, è appunto i due tre stop, insomma, di contrasto. Ecco, quindi sviluppare anche questa capacità di capire se il chiaroscuro, la differenza di contrasto è molto forte o meno forte, è utile perché in pochissimo tempo riusciamo a previsualizzare in qualche modo la nostra immagine. Quindi è un'abilità che si può, come dire, affinare tranquillamente con il tempo. Io tante volte esco solo con l'esposimetro, io ho un esposimetro esterno, e mi diverto mentalmente, dico, secondo me qua ci sono due stop, no, qua ci sono tre stop, qua c'è uno stop, e mi diverto a vedere se poi ci ho preso, no? È un modo per allenare come dire, allenare un pochino l'occhio. Chi viene dal mondo analogico queste cose, insomma, le sa già perché faceva parte, insomma, dell'abilità di scattare a pellicola. Quindi, ecco, questo, diciamo, che secondo me è un po' l'allenamento chiave per migliorare la capacità di gestire la luce. Però, e vado un po' in chiusura di questa, insomma, riflessione sulla luce. Mi rendo conto che uno dei motivi per cui non siamo più abituati a vedere i chiaroscuri è perché oggi viviamo in un mondo dove c'è troppa luce. So che sembra un paradosso, diciamo, come parli di luce, la luce è fondamentale in fotografia, poi ti stai lamentando perché ce n'è troppa. In realtà sì, c'è troppa luce, ma in alcuni casi, per amor del cielo, ben venga, non dico dobbiamo ritornare ai tempi della candela. Però effettivamente per noi fotografi questo significa non riuscire a più vedere bene la foto. Allora io invito i miei corsisti, insomma le persone che, diciamo, conosco, con cui parlo di questi temi, e dico, guarda, prova a fare un esperimento. Prova un po' a spegnere, stai in una stanza, spegni le luci, lascia solo la finestra. E boom, per magia ti si apre un mondo, cioè tu la foto la vedi, cioè si crea una zona di chiaroscuro interessantissima. E se tu vai a fare una foto, posizioni il soggetto in quella vicinanza, cioè vicino alla finestra o in una zona di chiaroscuro, in una zona un pochino più glow come effetto, ottieni delle foto straordinarie con pochissimo sforzo, no? Guarda, vi faccio vedere una foto fatta, non so se riuscite a vederla.
vicino questa foto, c'è un po' di riflesso perché è leggermente baritata, no, leggermente è baritata la stampa, ok? Magari vedete più contrastato di quanto non lo sia in realtà, dipende anche ovviamente dal gamut del monitor. Comunque, questa foto fatta a mia figlia, ero quest'estate in Madonna di Campiglia, avete visto anche delle pause caffè. Ed era fantastica la stanza perché aveva tante finestre a diverse angolazioni chiuse da delle tende, cioè oscurate da delle tende spesse, no? Insomma, tipiche di montagna. Ed era figo perché tu fondamentalmente bastava che chiudessi tutte, ne aprivi solo una e si creava un effetto, poi se ne creava un altro. Quindi veramente ci giocavi tantissimo. E questa foto, che a mio avviso è una foto interessante d'impatto, insomma, di figlia che stava dormendo, l'ho ottenuta proprio semplicemente giocando in questo modo, senza aver bisogno di chissà quali supporti di illuminazione, chissà quale cosa. Quindi dobbiamo imparare a giocare con i chiaroscuri. E bisogna spegnere la luce, bisogna magari lasciare una fonte di luce alla volta, vedere che effetto fa. Se il contrasto è troppo forte, allora possiamo aggiungere solo un piccolo elemento di schiarita, ma diventa tutto più semplice, cioè semplifichiamo, ecco, togliamo. E in effetti questa abbondanza di luce, di sovrastimolo luminoso, possiamo così definirlo, secondo me riflette un po' con i nostri tempi. Cioè noi siamo in un periodo storico in cui siamo veramente quasi un overbooking di stimoli, no? Stimoli di tipo culturale, visivo, eccetera, eccetera. Insomma, ce ne sono di tutto e di più. E in questa sovrabbondanza di stimoli spesso ci si perde. E quindi la riflessione finale che vi lascio, poi mettetemi un like, ricordatevi se avete voglia, è che a volte togliere significa aggiungere qualcosa a quello che facciamo. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima pausa caffè. Ciao.